Le borse europee chiudono debolmente la prima seduta della settimana. La giornata per le principali piazze finanziarie del vecchio continente è stata all'insegna delle attese. Nelle prossime ore, infatti, si conosceranno le decisioni della Banca Centrale Giapponese sulla politica monetaria, l'andamento del costo del lavoro nell'eurozona per il terzo trimestre e i dati definitivi sul PIL di Stati Uniti e Gran Bretagna. In questo scenario tutti gli indici europei hanno chiuso le contrattazioni intorno alla parità. A Milano, occhi puntati su MPS, il cui aumento di capitale è partito oggi per concludersi tra 4 giorni. Il titolo ha zavorrato Piazza Affari, che dopo una giornata sopra la parità ha invertito la marcia, chiudendo in territorio negativo a meno 0,24%. Particolarmente difficile la performance dell'istituto senese. Finito in asta di volatilità per eccesso di ribasso poco dopo l'avvio degli scambi, ha mantenuto la freccia fissa verso il basso e in chiusura ha lasciato sul terreno oltre 11 punti percentuali.